Sì, bentornati sul mio canale. Allora, oggi torno a consigliarvi un libro, una storia d'amore. Sapete che non ne consiglio tantissime perché io scrivo storie d'amore, ma non amo tantissimo leggerle. Leggo solo cose scelte e particolari. Se ve le consiglio, fidatevi, sono veramente, veramente belle. Allora, questo libro mi è stato inviato dalla casa editrice Sperling. Vi ringrazio tantissimo, soprattutto perché ci tenevo in particolar modo ad avere questo libro. Ed è Tutto il mare nei tuoi occhi di Silvia Ciompi. Io avevo già letto il primo libro che era stato pubblicato dalla stessa casa editrice, trovate la recensione, comunque ve la metto qui sempre nell'info box. E sono contentissima di poter leggere anche questo spin-off sequel. Ora ve ne parlo bene. Sempre nell'info box trovate tutti i link per acquistare i libri di cui vi nomino, anche negli altri video li trovate. Sappiate che tramite quei link voi non pagate assolutamente nulla di più, pagate il prezzo normale di copertina, se è scontato da Amazon, ben venga, soltanto che una piccola percentuale Amazon me la dà a me proprio per avervi consigliato il libro, quindi se riuscite a comprare tramite il link a me fareste un sacco piacere. Allora, partiamo subito con questo libro. Allora, innanzitutto questo libro tratta delle vicende di due personaggi di cui si è già parlato nel primo libro, ma sono vicende staccate. Diciamo che è un libro che bene o male può essere godibile e potete leggerlo tranquillamente senza aver per forza letto anche il primo. Certo, ci sono personaggi, cenni ad eventi già trattati nel primo libro, però vengono ripresi tutti qua dentro in questa storia, vengono comunque chiariti. Di conseguenza, se volete anche solo iniziare a conoscere Silvia, l'autrice, tramite questo libro, secondo me potete apprezzarla tranquillamente da soli e poi andarvi a trovare a leggervi il primo libro così, per sfizio personale. Allora, vi leggo in brevissimo la trama, così capite un po' di che cosa stiamo parlando. Ci sono persone che vedi una volta e ti lasciano subito il segno, come se ti firmassero la pelle con il loro nome e si mischiassero le tue molecole. Bolognini Mirko, detto Bolo, è una di quelle, con i suoi tatuaggi sbiaditi, i ricci scombinati e il sorriso più strafottente dell'universo, è entrato nella vita di Ghega senza avvisare, un pomeriggio d'inverno, mentre fuori il cielo minacciava pioggia e da lì non è più andato via. E Ghega non si è nemmeno resa conto di quello che stava succedendo, troppo presa a viverla la vita per avere paura. Nessuno dei due aveva mai pensato che amare qualcuno potesse essere così, così bello, così vero, così pieno di risate, di baci e così doloroso. Anche adesso che sono passati mesi dal loro addio, ogni volta che i loro sguardi si incrociano è un cortocircuito, come se nulla fosse cambiato e toccarsi fosse ancora inevitabile. Entrambi sanno di essere troppo diversi per stare insieme. Lui, fedele da sempre soltanto alla curva dello stadio, perché è lì che ha imparato a camminare, a correre, a guidare il tifo e a prendersi a pugni. Lei ha i suoi libri, perché è lì che ha iniziato a sognare. Ma l'amore non si può controllare, arriva dritto come un colpo ben assestato che non ti aspetti. Un amore inatteso e travolgente che sa mordere la vita come solo a 20 anni si può fare. Allora, così come il primo libro, torniamo quindi nell'anima della tifoseria calcistica, torniamo nell'anima della curva. Di nuovo è un altro libro, una storia d'amore che non è leggera, non è tragica, ma non è nemmeno leggera. È una di quelle storie d'amore che ti prendono veramente alla pancia. Noi seguiamo le vicende di questi due mondi diversi, di Ghega e Bolo, che sono veramente due personalità molto differenti. Vediamo come riescono ad unirsi e a scontrarsi. Questa è una storia di come è facile a volte far nascere la scintilla tra due persone diverse perché c'è chimica, per qualsiasi motivo, ma poi la difficoltà dove sta nelle storie d'amore? Sta nel portarle avanti, nel farle crescere e vivere. E noi seguiamo questo. Ghega e Bolo sono due personaggi appunto molto diversi e mi piace tantissimo come riescono a unirsi, a plasmarsi a vicenda. Come detto, è una storia che prende alla pancia anche perché la scrittura di Silvia è molto particolare. L'ho sempre detto anche nel vecchio video, la scrittura dell'autrice si distingue da tutte le altre, ha veramente un tratto distintivo e secondo me in un'autrice, in un autore in generale, avere questa impronta che si riesce a dare alla propria scrittura è veramente avere tre marce in più. Io sono sicura che se
se io prendessi 10 libri senza sapere copertina, autore, storia né niente, leggessi 5 righe di ogni storia e riuscirei a indovinare qual è la scrittura di Silvia. Quindi, se apprezzate i libri, soprattutto non tanto anche per la storia, ma anche per come sono scritte, sono sicura che i libri di Silvia vi piaceranno tantissimo. La storia tra Ghege e Bolo, diciamo, si svolge per la prima parte del libro, che per me è stata la mia preferita, su due piani temporali. Vediamo come si sono innamorati e ci ritroviamo anche nel presente. Cerchiamo di capire perché si sono allontanati, cosa è successo. Da lì in poi si va avanti. Succedono tante cose. Silvia, l'autrice, ci porta avanti nella storia, ci fa di nuovo apprezzare e vedere com'è la vita in curva. Un mondo che fondamentalmente a me non interessa perché non sono un amante del calcio, però ti affascina come l'autrice ne parla, quindi è davvero, davvero tanto consigliato. Allora, vi dico soltanto che appunto, io non consiglio mai storie d'amore, quelle poche che consiglio, se ovviamente siete amanti del genere, sono certa che vi piaceranno tantissimo. Innanzitutto di questo libro, io non saprei dire se mi piace di più questo o il primo, sono davvero indecisa. Ora come ora vi direi che preferisco addirittura questo al primo, quindi. E la cosa strana è che l'autrice è riuscita a farmi amare Bolo. Bolo è il tipico personaggio che a me nelle storie d'amore non piace, lo strafottente, quello un po' chiuso, con tutti i suoi problemi. Però qui è reso in un modo differente, forse. Silvia riesce anche ad andare tanto nel profondo nella psicologia dei personaggi che mi ha fatto veramente innamorare di Bolo, che preferisco lui rispetto a Teschio, che è il ragazzo che troviamo nel primo libro. E niente, io non voglio dirvi molto di più perché non amo fare spoiler, non voglio anticiparvi nulla. Io sono sicura che questo libro, se vi piacciono le storie d'amore, vi conquisterà, vi farà bene e male. Non è una storia leggera, nel senso, quindi non è un chick lit alla Bridget Jones, cioè molto leggero così. Però vi consiglio comunque di leggerlo, è veramente stra consigliato. Io di nuovo ringrazio la casa editrice che mi ha inviato questo libro, ci tenevo davvero davvero tanto ad averlo, quindi grazie, grazie, grazie. E ripetovi, per l'ennesima volta vi consiglio di leggere questo libro. Se volete, ovviamente iniziate dal primo. Però ripeto, potete anche godervelo tranquillamente senza aver letto il primo libro. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!